E adesso Lorenzo, oggi lunedì, inizio settimana, quindi significa nuovo coro. Sì, nuovo percorso insieme a Mario Giacchetti e Maurizio Miglione che hanno seguito la parte tecnica di questi approfondimenti. Siamo arrivati a Penna Sant'Andrea, paese dell'entroterra teramano, purtroppo anch'esso ha subito il sisma. Ascolteremo dalle parole del sindaco che però c'è ancora voglia di ripartire, e ripartire grazie alla cultura e grazie all'arte. Laccio d'amore è un gruppo storico che ha varcato i confini nazionali per far conoscere questo bellissimo gruppo, e devo dire che a differenza degli altri appuntamenti ho visto fortunatamente tanti piccoli ballerini e cantanti all'interno di questo gruppo, davvero una bella novità, con i più piccoli che stanno cominciando, a proposito di palestra, ad allenarsi grazie ai più grandi per tramandare negli anni futuri questa bellissima danza. Il laccio d'amore è particolare, poi ovviamente a livello tecnico lo racconteremo in questo servizio che stai per lanciare. Eh sì, allora Lorenzo, iniziamo subito, quindi gustiamoci il primo approfondimento dedicato al laccio d'amore. Amiche ed amici di Rete 8, amiche ed amici di pomeriggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento, ad una nuova settimana con i cori d'Abruzzo. Sono come sempre con Paolo Bernabei, che però oggi ci fa conoscere una realtà storica che non ha un coro annesso, ma una cosa particolare che conoscono in tanti. Allora, diciamo dove stiamo. Stiamo nella riserva naturale regionale Castelcerreto di Penna Sant'Andrea e siamo all'interno di un centro polifunzionale che fa anche un po' da museo, che ci sono molti... Vedi qui, che bel telaio, Paolo. Che bel telaio, ecco, molte cose antiche da vedere veramente. E incontriamo il coro Penna Sant'Andrea, o meglio conosciuto come il Laccio d'Amore, perché loro hanno caratterizzato la loro attività con questa danza preistorica che rappresenta l'amore, una danza bellissima che è un intreccio di lastri colorati che dopo in velocità loro riescono a fare, diciamo, riescono a stringerli. Comunque era una danza che è veramente antichissima, dai primi del Novecento loro l'hanno cominciata a fare qui nei borghi, e rappresenta veramente la danza dell'amore, dove il ragazzo cercava con lo sguardo la ragazza, si incontravano, era un incrocio di sguardi, intrecciavano i nastri, sperando di intrecciare le braccia. Questa danza dà il nome a questo splendido gruppo che ormai esiste da tantissimi anni. E poi noi abbiamo scoperto, o perlomeno spero di scoprirlo, no? Che quegli intrecci, quegli sguardi, quei nastri che vanno
diciamo così, magicamente a baciarci. Spesso a baciarsi, si sono concretizzati. Si sono concretizzati, concretizzati. No, per tornare a quella vecchia chiacchierata che te ci siamo fatti sul palco, allora, di Chieti, ecco, l'aggregazione genera, allora, anche amore. Ecco. Genera anche amore, ma soprattutto nei paesi dove, bravo, purtroppo le attività non sono tantissime, allora costituire un coro, costituire un gruppo significa ritrovarsi settimanalmente, anche più volte a settimana, e da lì logicamente nascono gli amori, nascono le amicizie, nascono gli magari molte volte si anche discute, perché nei gruppi di tante persone si anche discute, si ci confronta. Diciamo, io penso che un coro è il punto, è un momento, ritrovarsi tutte le settimane è un momento di aggregazione splendido, che in tutti i paesi dovrebbe nascere un coro. Assolutamente, sono pienamente d'accordo. In tutti i paesi dovrebbe nascere un coro. Oppure un gruppo di ballo, come un il gruppo Laccio, di ballo, insomma, gruppo, basta che ci si diverte. Un gruppo di aggregazione, perché ultimamente, diciamolo francamente, con ci i telefonini, i social, ci siamo un po' persi, parecchio persi. Allora, da studi effettuati praticamente passiamo, si dimostra scientificamente, più tempo sopra alla tastiera del telefonino che lo sguardo verso il cielo, che praticamente è scomparso. È la cosa più bella. È scomparso. Allora, non gliel'ho fatta mai questa domanda a Paolo Bernabei, gliela faccio adesso, perché parliamo di Laccio d'amore, di aggregazione, di intrecci, di abbracci. Ma tu, la signora Bernabei, dove l'hai conosciuta? Cantando o fuori dal mondo della musica? No, fuori dal mondo della musica e del mio stesso paese, l'ho conosciuta in paese. Però ti sei allacciato con amore con tua moglie. Mi sono allacciato con... nel paese, ecco. Nel paese, e del paese, mogli e buoi dei paesi tuoi. Mamma, si dice così, facciamola passare così. Andiamo in pista con Mario Giacchetti e Maurizio Miglione, signore e signori, il Laccio d'amore. We'll be right back.
Allora, eccoci all'interno della sala polifunzionale del comune di Penna Sant'Andrea e ci ha accolti, come al solito, con tanto affetto e partecipazione il primo cittadino di Penna Sant'Andrea, Severino Serrani. Sindaco, buon pomeriggio e grazie soprattutto per l'invito. Buon pomeriggio a voi e soprattutto grazie a voi, perché quando una TV va nel territorio, soprattutto nell'entroterra, questo significa valorizzare il territorio. Venendo, sindaco, abbiamo rivisto purtroppo ancora le ferite del sisma, però il comune di Penna Sant'Andrea si sta dando da fare già da diverso tempo, con lei seduto sullo scranno più alto del Consiglio Comunale, per rimettere un po' le cose a posto, possiamo dire così. Ma il sisma non è che dipende direttamente dal comune, c'è l'ufficio speciale della ricostruzione che gestisce le pratiche della ricostruzione. Ultimamente ci sono tanti cantieri in corso, diciamo Penna Sant'Andrea è tutto un cantiere, ci sono due semafori proprio nel centro del paese, ci sono tre grossi cantieri per la ricostruzione privata, c'è anche la ricostruzione pubblica, che stiamo facendo un lavoro di rigenerazione urbana lungo il Viale delle Rimembranze e su Piazza Vittorio Veneto, stiamo lavorando sugli impianti sportivi, abbiamo trasformato, i lavori sono in via di ultimazione, il campo sportivo che c'era prima con un campo da calcetto e un campo da calciotto con un parcheggio inserito nell'interno, adesso stiamo lavorando sulla palestra, sono appena conclusi qui i lavori sulla sala polifunzionale per adeguare le normative antincendio e soprattutto stiamo lavorando anche su cose molto importanti nella frazione Valbomano, perché stiamo adeguando dal punto di vista sismico la scuola primaria e la stiamo efficientando dal punto di vista energetico, e la stessa cosa stiamo facendo lì alla scuola dell'infanzia, che la stiamo efficientando dal punto di vista energetico, e soprattutto adesso nascerà anche una nuova area ludica proprio sotto la scuola dell'infanzia a servizio proprio del nido e dell'infanzia, e partiranno presto i lavori, sono stati già appaltati, per la rigenerazione del parco giochi di Valbomano e delle vie che sono limitrofe al parco giochi.
importante arteria che si trova all'interno del territorio di Valvomano, molto trafficata perché ovviamente c'è anche una fiorente zona industriale e commerciale. Qui su si trova, diciamo, la pace rispetto al territorio giù in basso. A proposito di sala polifunzionale, è partito un iter importante perché per ora non è stata intitolata a nessuno, ma mi ha detto che nella testa del sindaco e dell'amministrazione c'è un'idea ben precisa. Sì, è partito già l'iter, è stato già approvato dalla Giunta, e c'è stato prima un passaggio in Consiglio Comunale, adesso la Giunta ha deciso di intitolare la sala polifunzionale a Camillo Santori, colui che è stato sindaco per ben 4 volte sul nostro paese, che ha speso la sua vita per la politica. Stiamo aspettando soltanto l'autorizzazione della Prefettura. Per quanto riguarda le intitolazioni, abbiamo deciso di intitolare tutti i punti strategici a personalità che si sono particolarmente distinte nella vita, e stiamo aspettando l'autorizzazione della Prefettura per far sì che tutti i punti importanti del nostro Paese abbiano un titolo di rispetto. Per quanto riguarda, invece, lei prima accennava alla frazione Valvomano e alla pace che c'è qui, beh, il nostro Paese si caratterizza proprio per questo, perché c'è innanzitutto è un paese che va dai 100 metri di altitudine della frazione Valvomano fino ai 720 alle pendici del Monte Giove, e attraversando questo paese si passa da un paese prettamente commerciale, anzi Valvomano è stata la frazione che è riuscita diciamo a cambiare la vocazione di questo paese, che prima era un paese agricolo fino agli anni 60, e grazie allo sviluppo di questa frazione, che oggi conta circa 1100 abitanti, è diventato un paese a vocazione commerciale. E a Valvomano troviamo vari servizi, dove ci sono le scuole del nostro paese, ci sono tante attività commerciali, ma soprattutto capeggia il mercato del giovedì, che ha una storia centenaria. Poi salendo verso il paese, qui c'è la storia, c'è le tradizioni che diciamo lo fanno un paese antico che diciamo nasce tra l'VIII e il IX secolo, anzi con gli scavi archeologici del 1974 ci sono dei reperti che attestano che nella nostra zona c'era la presenza dell'uomo già nel VII secolo a.C.